vado a mettere la crema. Io utilizzo questa qua che si chiama Euvitol, che è una crema idratante, quindi la utilizzo per proteggere la pelle. Mi trovo molto bene con questa crema perché io soffro di pelle secca, diciamo. Ah! E quindi di conseguenza, essendo questa crema la vitamina E, me la idrata fino a fondo e quindi evito di avere appunto la pelle singhiozzo, screpolata. E ne metto un po' sulle guance, un po' sulla fronte. Ragazzi, non so bene come mai, ma ho il singhiozzo, così, a casissimo, quindi mi spiace, spero che non vi dia troppo fastidio, però ho provato a bere acqua di tutto, a trattenere il fiato, il respiro, però non mi passa, boh. Ora vado ad... No. Vado a mettere il Fix Più, credo si chiami così, di MAC, che è un primer da spruzzare appunto prima di andare a mettere qualsiasi tipo di trucco, e io lo utilizzo per fissare bene la base, quindi così si apre e... Woo! Mentre aspetto che si asciughi il primer, metto il burro cacao. Io utilizzo questo qua che in realtà mi ha regalato una mia amica, che è quello che danno sull'aereo, che è di Yves Rocher. Boh, vabbè. Come sapete, io sono un amante del burro cacao. Solitamente esco sempre di casa con un burro cacao in borsa, perché non amo molto utilizzare i rossetti quando esco, perché mi si rovinano sempre tutti. Quindi se magari avete un burro cacao valido da consigliarmi, consigliatemelo qua sotto, anche perché io purtroppo ho sempre la bocca, le labbra screpolate, quindi di conseguenza devo vivere con un burro cacao a portata di mano. Come fondotinta non metto un fondotinta, ma metto una terra liquida di Benefit, questa qua pensata proprio per l'estate, per non andare a creare una base troppo pesante, perché il fondotinta solitamente tende una a seccare la pelle e due a creare anche un effetto un po' finto, diciamo, ed estate soprattutto si preferisce, diciamo, tecnicamente almeno, e non appesantire troppo la pelle. Quindi utilizzo questo qua, se trovo il pennello, che sono qua, lo vado a stendere e utilizzo questo pennello per fondotinta proprio. Metto un pochino sopra. Come vedete è di un colore davvero molto molto scuro, però tende ad uniformarsi bene con l'incarnato della pelle. Io comunque ho la carnagione olivastra, come vedete, abbastanza scura, inoltre sono abbronzata, quindi è davvero la tonalità giusta. Premetto che non so molto bene come si faccia a stendere un fondotinta, nel senso che tecnicamente non si deve trascinare, quindi so che bisogna tipo fare così, devo punzecchiare. Punzecchiare, certo, e dare colpetti alla pelle per stenderlo. Quindi picchiettarlo, eccolo. Quindi seguo queste istruzioni che ho guardato un po' su internet prima di fare il video. Ah! Ora vado a stendere la cipria. Io utilizzo questa qua di Makeup Forever, che è la cipria HD, e mi trovo davvero molto molto bene, infatti è praticamente finita. E quindi spero che ce ne sia abbastanza. Non so se capita anche a voi di truccarvi e vi arrivano i capelli sulla faccia e si appiccicano al fondotinta. È un urto assurdo, raga. Ah! Ora vado a scegliere i colori da questa palette di MAC per andare a creare uno smokey eyes sulle tonalità del marroncino tortora, diciamo. Non voglio creare un qualcosa di troppo scuro, però allo stesso tempo cerco di dare una profondità all'occhio, o comunque cerco di stendere una base sopra la palpebra mobile. Se trovo anche il pennello per mettere il tutto, sarebbe davvero molto figo. È un colore, non dico champagne, però un marroncino chiaro, diciamo. Ne prendo giusto un poco e lo vado a mettere sulla palpebra. Ovviamente non serve troppa precisione, diciamo, perché essendo comunque un ombretto abbastanza chiaro è tranquillamente sfumabile, quindi lo utilizzo solamente per dare una base. Fatto questo, vado a prendere
questo colore qua sopra, che come vedete è un marroncino, e lo prendo con un pennello angolato, dato che andrò a metterlo nella piega dell'occhio, sì. Ne prendo poco perché l'ho già provato, questo ombretto è molto scrivente, quindi non voglio fare danni. E vado a mettere appunto un pochino qua alla fine, questa zona qua, e cerco di essere un po' precisa per non andare a metterlo in posti sbagliati, diciamo. Ne metto un pochino e poi lo vado a sfumare con il pennello di prima per andare ad amalgamarlo bene con l'ombretto utilizzato pochi minuti fa. Non so bene come mai, ma questi ombretti sembrano marroni, ma in realtà sono tipo grigi. Boh, non so bene come mai, però vabbè, sono carini comunque. Ok, è cambiata completamente l'inquadratura perché mi ha abbandonato la macchinetta fotografica a casissimo proprio. Comunque, così sinceramente mi piace anche di più. Andiamo avanti, ho finito di sfumare qua nella piega dell'occhio il mio ombretto e ora lo vado a mettere ovviamente anche dall'altra parte. Du du du, vabbè. Quello che pensavo, quanto è inutile. Ragazzi, io non so bene come mai, ma mi sono fissata con Tiziano Ferro. Ma tanto! Cioè, premetto che io amo la musica italiana e quindi di conseguenza già lo ascoltavo, come ascolto tanti altri, però giuro, mi sono fissata tanto sia su lui come personaggio, sia sulla sua musica. Ma totalmente a casissimo! Non so bene perché. Anzi! Forse lo so, praticamente io ho iniziato a leggere molto in quest'ultimo periodo, dato che ho molto tempo, e ho letto il libro E allora baciami di Roberto Emanuelli, che praticamente spesso cita canzoni un po' vecchie, e ha citato una canzone di Tiziano Ferro che sono andata ad ascoltare e ora ascolto in loop, si dice in loop, vabbè, e ora ascolto continuamente davvero e ci sono andata un sacco in fissa e la canzone è... non me lo so spiegare, no, scherzo, è l'altra. Dio, quella che era? Non mi ricordo. Boh, non so, ho un vuoto di memoria, non ricordo la canzone, il titolo. Però comunque è una delle più famose e mi piace davvero tanto. Ecco, wow! Nel mentre ho finito di stendere l'ombretto scuro e ora vado a prendere sempre lo stesso ombretto, però con questo pennello diverso che è un po' più piccolino. Prendo sempre lo stesso prodotto e lo metto invece qua, subito attaccato alle ciglia inferiori. Dopodiché vado a creare un punto luce con questo ombretto qui, in questa zona. Mi sfugge il nome adesso, però vado a mettere appunto questo ombretto perlato, tipo, in questo punto qua, per appunto illuminare lo sguardo e per aprirlo. Questo trucchetto, diciamo, mettere questo ombretto chiaro, comunque, mettere un ombretto chiaro qua. Quando avete gli occhi stanchi, magari quando dovete svegliarvi prima del previsto, tipo per andare a scuola, e siete stanchi perché avete fatto tardi, magari la sera prima, e di conseguenza avete gli occhi gonfi, spenti, questo aiuta molto ad aprire lo sguardo e a renderlo più luminoso. Purtroppo non rende molto dalla videocamera, però vi assicuro che cambia totalmente lo sguardo. Ora andiamo a mettere l'eyeliner, quindi ci armiamo di eyeliner, io utilizzo questo qua della Kiko in penna con cui mi trovo molto bene e questo è il punto più critico, quindi dobbiamo fare un po' d'attenzione, mi avvicino allo specchio un attimo. Questo è solitamente il primo passaggio che faccio, quindi vado a tracciare una linea verso la direzione che preferisco per creare l'eyeliner e poi vado a fare questa cosa qua, quindi vado a riunire la punta dell'eyeliner con la direzione dritta che va fino all'occhio qua, a questo punto circa.
Wow, mamma mia, mi sa proprio spiegare. Ok, ecco qua. Ovviamente stessa cosa anche dall'altra parte. Premetto che non parlo molto perché è un momento un po' delicato, diciamo. E quindi devo concentrarmi, altrimenti faccio un disastro. Ok, fatto. Ah, ho sudato 100 camicie, no scherzo. Questo qua era il punto più critico, ora, bene o male, è tutto più semplice. Vado a mettere il mascara e utilizzo questo qua di Kiko, l'Ultra Touch più, boh, questo qua. E mi ci trovo molto bene perché, se non sbaglio, è questo? Sì. Ha uno scovolino davvero molto particolare, è rigido e allo stesso tempo ha due setole diverse, diciamo, non so se si può notare. Con questa, sì, ok. Con questa di qua vado a pettinare bene le ciglia e con l'altro, aiuto, vado invece a infoltirle. Quindi prima la parte che le pettina per bene, per dare comunque la forma per allungarle. Fatto il primo occhio, ora vado a pettinare le altre ciglia dell'altro occhio, aspettando che quelle di questo si asciughino per poi fare la seconda passata. Solitamente faccio due o tre passate, dipende dal mascara e dipende da quanto voglio caricare lo sguardo. Vi consiglio di non farne mai una sola perché, se vi piace l'effetto di un mascara abbastanza voluminoso, con una passata solitamente non si ottiene più di tanto, quindi magari state lì altri 5 minuti e aspettate per fare anche la seconda, ma almeno avrete uno sguardo un po' più acceso. Ok, prima passata fatta. Tecnicamente si è asciugato ora quello da quest'altra parte. Perché l'ho chiuso se devo riutilizzarlo? Non lo so. Essendosi asciugato da questa parte di qua, prendo questa parte di qui per andare a appunto infoltire maggiormente le ciglia per dare più caricamento, per dare più, come si dice, non ne ho idea, per dare più voluminosità, ecco. Solo la cavigliera, ok. Fatto! Ora invece cosa si fa? Facciamo le sopracciglia? Sì, facciamo le sopracciglia. Quindi prendiamo un pettinino e andiamo a pettinarle verso l'alto. Comunque andiamo a pettinarle per dar loro una forma. Io solitamente le pettino verso l'alto perché preferisco dopo anche col gel andarle a fissare un po' in una maniera un po' particolare, dopo vi mostro, ma giusto perché le mie sopracciglia tendono ad andare un po' giù in basso, a cadere, quindi di conseguenza non aprono lo sguardo, ma lo chiudono un pochino, quindi vado a pettinarla appunto verso l'alto. Con una matita io utilizzo questa qua, la 01 di Kiko, sempre questa, e vado a riempire i vari buchetti che magari ho, però in modo molto naturale, quindi senza calcare troppo la mano. Vado semplicemente a disegnare delle lineette e poi con il pettinino che si trova dietro la matita vado a sfumare il tutto. Anche in questo caso pettino verso l'alto. Ecco qua l'effetto. Come vedete è un effetto molto naturale e anche perché io personalmente non vado a toccarmi troppo le sopracciglia perché fortunatamente le ho abbastanza folte già di mio, quindi vado semplicemente a riempire alcuni buchetti ma senza andare a disegnarle proprio. Ecco, ecco qua. Ora vado a fissarle con questo gel per le sopracciglia, sempre di Benefit, sempre della stessa collezione, sempre della stessa edizione, ecco, di questo qua. Come sapete, forse almeno, Benefit è il marchio numero uno per le sopracciglia in tutto il mondo, quindi ve lo consiglio davvero tanto se
se magari siete in cerca di prodotti buoni per le sopracciglia, perché questo è appunto il numero uno, quindi sicuramente i prodotti sono molto molto buoni e io personalmente mi ci trovo davvero molto bene, è il mio preferito in assoluto. Quindi ecco qui il risultato, parla da solo secondo me. Sono prodotti davvero molto molto validi, ma così come questa matita di Kiko che è molto low cost, quindi diciamo alla portata di tutti, magari Benefit costa un pochino di più. E ecco qua, quindi. Ora, ultima cosa, il contouring che vado a fare con una palette di Kiko, che è questa qua, che è un 2 in 1, diciamo. Quindi appunto anche molto comoda in viaggio così, e ha il contouring, cioè il contouring, ha il bronzer e il blush. Vado a prendere un po' di terra e la metto qua, subito sotto lo zigomo, per andare a smagrire il mio viso. Ora invece con un pennello da blush, utilizzo questo qua. Con questo pennello vado a mettere un po' di blush, non troppo perché comunque essendo questo un trucco abbastanza freddo sulle tonalità del grigio e preferisco appunto non roseare, no? Non si può dire, no? Preferisco non andare a mettere troppo blush per non rovinare l'effetto del trucco freddo. Non metto illuminante perché essendo già presente comunque l'ombretto shimmer, gli ombretti shimmer, preferisco appunto non andare a mettere ancora brillantini in viso, e anche le labbra preferisco non toccarle ma mettere semplicemente il burro cacao, perché avendo già caricato gli occhi non mi sembra carino mettere anche colore sulle labbra. Questo qua quindi era il make-up, questo qua è il make-up, spero che vi piaccia, e spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Io vi saluto, vi mando un bacio, secondo me è venuto anche abbastanza carino, non è troppo pesante, magari per una serata, anche in estate, può essere tranquillamente portabile, avendo anche fatto la base molto naturale, se magari sudiamo un pochino e non ci con la fondotinta, cose simili. Mi continuo a guardare lì, è perché non capisco se il trucco è venuto bene guardando là, quindi devo guardarmi qua per questo. E una cosa voglio chiedervi, vi dà fastidio il rumore dei braccialetti? Perché ho notato in questo video che è molto presente, quindi fatemi sapere se preferite che magari li tolgo quando registro i video. Basta, ok. Ciao ragazzi, vi voglio bene, e fatemi sapere se volete altri video makeup. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your life.